Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bike Raft, e benvenuti a questo video che tratterà della spada. Questo video mi è stato commissionato dall'amico Mattia Shimotsuki, che ha voluto che trattassi delle Saijo o Wazamono, quindi le spade più infernali all'interno del manga di One Piece. Quindi cominciamo a parlare delle spade, prendendo come spunto iniziale il personaggio di Shimotsuki Kosaburo, questo signore anziano che 55 anni fa lasciò l'isola di Wano per recarsi nell'Is Blue. E c'è una cosa che dice, ovvero, le spade non sono che coltelli per assassini, vengono create per uccidere. Un forgiatore di spade le costruisce esclusivamente per far sì che si prendano più vite possibili. Questo è proprio il concetto di spada. La spada è un'arma, vengono create per uccidere. La cosa interessante delle spade è che ognuna di loro ha una propria personalità. Sempre il buon Kosaburo ci racconta questo fatto. Ed è lo spadaccino che deve sottomettere la volontà della spada. Si può fare un paragone con le bacchette in Harry Potter, quindi la bacchetta ha una propria personalità, una propria volontà, una propria indole, e sta al mago domarla per usarla al meglio. Lo stesso la spada. Se la spada sente che lo spadaccino o colui che la impugna non è degno di lei, ovviamente farà di tutto per essere abbandonata o non tagliare come dovrebbe, ad esempio. E infatti già Ryuma, ai tempi di Thriller Bark, o almeno il cadavere di Ryuma con l'ombra di Brook, ci disse, quando Zoro lo sconfisse, questo è Shusui, consegnando chiaramente la spada a Zoro. La spada nera, appartenuta in passato ad un samurai, credo che servire un padrone del tuo calibro la renderà appagata. E già qua bisognava intuire che le spade avevano un qualcosina in più. Poi chiaramente se l'hanno fatto capire più e più volte nella storia. Però in questo caso si può intuire bene che è la spada che decide in quale mani stare. Detto ciò, possiamo proseguire con il discorso e analizzare le varie tipologie. Facciamo un rapido elenco delle spade. Già lo conosciamo, però per completezza lo facciamo. Ci sono queste spade famose, rinomate, chiamate Meito. Meito, appunto, è una parola composta da due kanji. Il kanji di nome, Na, e il kanji di spada, Katana. Quindi Meito è una fusione da due termini, che appunto vuol dire spada famosa, spada rinomata, spada comunque che ha un nome. E tra queste spade chiaramente ci sono le spade di assoluta qualità, le spade di prima qualità, le buone spade affilate e infine le spade affilate. Questa divisione ci permette di catalogare le spade in base alla loro qualità. Queste Saijo Wazamono, queste spade di assoluta qualità, questo termine è composto da Saijo, che praticamente vuol dire il top, il migliore, mentre o Wazamono sono le spade che hanno una qualità molto importante, identifica per adesso solo quattro spade conosciute nel mondo di One Piece, ovvero la Mura Komogiri, che è il bisento di Newgate, che significa taglio delle nuvole in gruppo, quindi taglio degli ammassi di nuvole. Poi abbiamo la spada Ace, la spada di Gold Roger, quindi imbruttita al figlio, la spada Yoru, la spada Notte, che è chiaramente la lama di Dracul Myōki, il miglior spadaccino del mondo, e poi abbiamo la Shodai Kitetsu, la trancia demoni di prima generazione, che potenzialmente potrebbe non essere altro che la spada che impugna uno dei cinque anziani del governo mondiale. Questa è un'ipotesi dovuta principalmente all'impugnatura di questa spada, che ricorda tantissimo sia la Nidai che la Sandai, che sono le spade più recenti di questa generazione di spade. Appartenenti invece alle spade di prima qualità, quindi quelle di un gradino inferiore alle Saijo o Wazamono, sono le O Wazamono, tra cui svettano la Wado Ichimonji, la Shusui, la Nidai Kitetsu, che è quella che Ruffy aveva preso a Tenguyama Itetsu durante il volume 91, o Yenma, il re del mondo dei morti, la spada che fu di Oden e ora è in mano a Zoro, e Ameno Abakiri, uccisore di serpenti, l'altra spada appartenuta a Oden, che ora è di diritto di Momonosuke, suo figlio. Poi abbiamo le Ryo Wazamono, le buone spade affilate, quindi sono ancora un gradino inferiore, tra cui Ubashiri, la spada che si ruppe durante la battaglia di Enies Lobby a Zoro, e poi anche Kasho, ad esempio, una delle spade che Tashigi ha recuperato da pirati in giro per il mondo.
E poi abbiamo le wajamono, le spade affilate, quindi una quarta categoria dove ci sono spade normali, in senso buone spade ma non di pregiata fattura, tra cui la Sandai Kitetsu, l'ultima spada di Zoro, che ancora oggi impugna la trancia demoni di terza generazione. Quando una spada, qualsiasi spada, viene utilizzata dal suo proprietario per numerose battaglie, infondendole più e più e più volte l'ambizione degli armamenti, questa può diventare una spada nera. Ai tempi, quando non conoscevamo il Ryu di Wano, si pensava semplicemente che quella di Mioka, ad esempio, che è una spada nera, così come quella di Ryuma, la Shusui, fossero spade con le lame nere, nel senso che erano forgiate utilizzando un metallo di questo tipo. Invece ora sappiamo che con l'afflusso costante di ambizione degli armamenti della tipologia Koka, quindi l'indurimento, che Koka non ti strippare da do, per cortesia, si può attivare un fenomeno noto come Kokuto, spada nera per l'appunto, che in rari casi grandi spadaccini come appunto Ryuma e Mioka sono riusciti a rendere la lama permanentemente nera, facendola così aumentare di livello. Tra tutte queste spade elencate ce ne sono alcune definite maledette, ma come ci ha ricordato di nuovo il buon Shimotsuki Kosaburo, una spada maledetta non è altro che una spada celebre, definita tale perché i più deboli la temono, perché fa il proprio lavoro, compiono diligentemente il lavoro di essere armi letali. E quindi, essendo, come dicevamo all'inizio, delle armi nate per uccidere, quando una spada diventa molto famosa proprio perché uccide tante persone, viene considerata una lama maledetta. Ma in realtà, come lui ben sottolinea, sono baggianate. Fatta questa breve, spero anche interessante, un ripassone sulle spade in One Piece, vorrei passare la palla al Mara, perché tutto questo discorso di Saijo Wasamono, eccetera, eccetera, ha un riferimento perfettamente lineare con la storia del Giappone. E quindi lascio il discorso al Mara. Quando si parla di spade, dobbiamo per forza ricordarci da dove provengono, soprattutto perché parliamo di un manga giapponese, e quindi ricordiamoci che Oda da qualche parte si deve ricollegare. E si va a ricollegare esattamente con un sistema di valutazione delle spade già presente nel Giappone già dal 1815, anno di prima stampa del Kaihokenjaku, che è praticamente una prima raccolta, una prima suddivisione delle spade antiche e delle spade nuove, quindi delle Koto e delle Shinto, dentro a quattro grandi famiglie: le Saijo Owasamono, le Owasamono, le Ryo Wasamono e le Wasamono. Sono esattamente le stesse suddivisioni che ci sono nel mondo di One Piece. E nel mondo di One Piece queste spade vengono definite generalmente Wasamono, ed è la stessa cosa anche per la spada giapponese tradizionale. Come venivano stimate queste spade? Queste spade venivano inserite nei vari gruppi in base alla capacità di taglio, al grado di affilatura di queste lame. Non erano messe lì per il tipo di forgiatura, per il motivo all'interno della spada. No, venivano testate e venivano fatte testare proprio dai boia, coloro che andavano in giro per il Giappone per uccidere i condannati a morte. E testavano queste spade e valutavano se queste stesse spade erano di buona fattura, di ottima fattura, di pregevole fattura, o erano semplici spade. Nell'opera del 1815, nel Kaihokenjaku, c'erano più o meno 200 spade, suddivise in quest'ordine: 12 Saijo Owasamono, 21 Owasamono, 50 Ryo Owasamono e 80 Wasamono. Penso che Oda abbia preso anche gli stessi numeri per riportare quelle che sono le Wasamono nel mondo di One Piece. Ma come venivano testate? Come si decideva qual era il grado di affilatura di queste spade? Il modo era molto semplice. Venivano impilati corpi o vivi o già morti e venivano tagliati in verticale, quindi dovevano essere sezionati da un colpo secco. E quella sezione, in base a quanti corpi la spada riusciva a tagliare, si decideva qual era la famiglia a cui apparteneva quella spada. Se una spada faceva parte delle Wasamono, praticamente riusciva a tagliare un solo corpo all'altezza della linea delle anche. L'altezza della linea delle anche perché?
Perché non si è scelto il collo? Perché il collo ha un diametro molto più piccolo ed è buona parte composto da ossa. Mentre l'area del bacino, se non si colpisce direttamente la zona dove ci sono le ossa, è per lo più cava. All'interno ci sono comunque organi molli e la parte dove si deve tagliare l'ossatura, quindi fondamentalmente la parte dove si trova la colonna vertebrale, ha delle distanze tra un osso e l'altro molto più larghe, quindi non c'era la possibilità di ritrovarsi con la lama incastrata tra un osso e l'altro, e quindi si andava a colpire quella zona lì e non la parte cervicale. Per far parte delle Ryo Wasamono bisognava riuscire a tagliare due corpi uno sopra l'altro, per le O Wasamono tre corpi uno sopra l'altro e per le Saijo Wasamono quattro corpi. Quindi voi capite bene che già per tagliarne uno con un colpo secco, la filatura della lama doveva essere una filatura notevole. Provate a immaginare per tagliarne quattro insieme. Per tagliarne quattro era un grado di affilatura clamoroso, veramente esagerato, infatti ce ne sono solo 12. E anche nella modifica successiva, nel testo successivo che venne stampato, credo, 15-30 anni dopo al Kaihokenjaku, vennero aggiunte delle lame, ma vennero aggiunte delle lame dalla O Wasamono in poi, perché già tagliare quattro corpi era impegnativo. C'è un'altra chicca che vi voglio aggiungere e che mi è capitato di leggere da qualche parte su qualche sito specializzato proprio sulle spade e sui gradi di affilatura delle spade giapponesi. Le Saijo Wasamono non venivano testate sui criminali comuni, non venivano testate sugli scippatori, sui piccoli ladri, ma venivano testate sugli assassini, sui grandi criminali, perché si dice che l'anima di colui che viene ucciso da una spada albergherà poi all'interno di quella spada lì per sempre. E quindi una spada della più alta fattura non poteva minimamente permettersi, anzi, il forgiatore di quella spada non poteva minimamente permettersi che uno spirito di così infimo livello potesse albergare all'interno della sua lama. E quindi decideva di far saggiare, ovviamente, a un saggiatore di spada, quindi a un boia, solo su quelle figure fortemente meritevoli di morte, perché così l'anima di queste persone poteva dimorare all'interno della spada e non l'anima di persone infime, di persone che avevano commesso piccoli reati. Quindi ora che abbiamo molto più chiaro il discorso del perché queste spade vengono classificate in questa maniera, c'è anche chiaro che semplicemente le spade non vengono altro che classificate in questa maniera per la loro capacità di tagliare. Quindi più una spada è affilata e più riesce a tagliare bene persone, oggetti, cose, più il suo grado sarà maggiore. Quindi, così come nel mondo reale, anche in One Piece ci sono solo 12 spade che hanno passato questo metodo di valutazione. Abbiamo detto appunto la Yoru di Mio, la Murakumogiri di Newgate, la Ace di Roger e la Shodai Kitetsu di personaggio per ora sconosciuto. Quindi potremmo ipotizzare molto banalmente le altre 8? Secondo me no, non possiamo, perché non abbiamo metro di valutazione da questo punto di vista. È veramente difficile anche solo riuscire ad arrivare a pensare quale tra queste spade potrebbe essere in grado di tagliare quattro persone completamente da parte a parte con estrema facilità. Forse l'unica in questo momento che potrei azzardare il pensiero non è altro che la Ryu di Shiryu, ma proprio per mera logica, nel senso Zoro dovrà combattere contro Shiryu molto probabilmente, e quindi uno scontro contro una spada e le Saijo Wasamono sarebbe chiaramente un modo prestigioso per riuscire proprio a diventare questo famoso grande e migliore spadaccino al mondo. Quindi per me questa è l'unica ad oggi che possiamo ipotizzare essere appartenente a questo gruppo di spade, mentre le altre già conosciute, difficile, molto difficile che possano appartenere a questo gruppo, almeno così su due piedi. Poi sicuramente potrebbero comparirne delle altre, però da quello che ho inteso è possibile che Oda non ci mostrerà mai le rimanenti spade che mancano per completare questi gruppi, perché non è importante alla fine sapere quante. Magari sono informazioni che potrebbe darci in un databook, in una vivre card, in un SBS, ma penso che sia complicato che ci mostri le 8 spade restanti all'interno del manga, a meno che appartengano a un tempo passato e quindi possono comparire ad esempio in un flashback o nel flashback antico dove andremo a scoprire la storia passata.
Detto ciò, ragazzi, io e il Mala e Dodò, chiaramente massimo esperto di spade, vi salutiamo. Speriamo di avervi dato un contenuto interessante. Come sempre, ci rimettiamo alle vostre volontà. Fate i bravi e divertitevi.